Allora, come detto, io sono venuta a trovare Simone che ormai più di 30 anni fa, quasi 40, da un estremo dell'Italia, dalla Sicilia, è arrivato all'altro estremo e adesso ha deciso di importare nella nostra terra esclusivista per l'Alto Adige un'azienda sempre siciliana che fa dei prodotti veramente particolari. Grazie all'interessamento della ditta, proprio perché siamo amici d'infanzia, una ditta molto attiva a livello europeo, mondiale in questo momento, che si vuole espandere, vuole proporre questi prodotti nuovi, innovativi, come pittura termica, pittura green, senza formaldeide, roba veramente di altissima qualità. E ho colto l'occasione a balzo per portarlo anche in Alto Adige e farlo conoscere a tutti. Beh, io penso che tu abbia fatto bene perché, come ti dicevo prima in separata sede, la pittura forse è una delle cose più trascurate quando magari uno deve cambiare casa o ha comprato il nuovo, invece è una delle cose fondamentali sia dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista proprio della comodità e della praticità della casa. Sì, basta qualche decina di euro in più per un barattolo, sia il miglioramento sia dalla parte estetica sia dalla qualità della vita, perché abbiamo anche delle pitture green senza formaldeide o termiche, decorative, bellissime. Qualche euro in più, ottima qualità, e vi porta anche un benessere della qualità di vita. Senti, dopo andiamo a vedere proprio nel dettaglio, perché io quando sono entrata sono rimasta colpita dalla bellezza di alcune di queste pitture, ma io ti vengo a chiedere prima di tutto, uno delle dannazioni delle persone in casa, sia nelle costruzioni vecchie ma anche in quelle nuove tante volte, è la muffa. Muffa che tante volte si prova ad eliminare con prodotti che vengono chiamati antimuffa, ma che poi dopo anche poco tempo la muffa ritorna insistente, magari anche più di prima. Tu hai un prodotto particolare per combattere la muffa, vero? Sì, queste pitture termiche agiscono sulla muffa in modo meccanico, non sono dei solventi o dei prodotti chimici che evaporano, che poi le respiriamo, ma è un sistema meccanico, praticamente evita che la muffa, la condensa, si formi e quindi non ci sarà mai il problema, non si formerà mai più. Perché praticamente la muffa si forma quando c'è la condensa, quindi questo tipo di pittura evita proprio il problema alla radice? Sì, evita il problema perché l'umidità presente nell'aria hanno un punto di incontro dove si formano le goccioline di condensa. Questo prodotto, alzando la temperatura, abbassando l'umidità nell'aria, non fa in modo che non si incrocino queste curve di umidità e calore che formano la condensa, quindi non si formerà mai la muffa. Senti, tu è dall'inizio che parli di pittura termica, che poi tra l'altro sono quelle che a me hanno colpito subito, però vorrei capire, soprattutto far capire a chi ci sta guardando, perché a me me l'hai già spiegato, che cosa vuol dire pittura termica? Questa ditta, la ditta Atria, ha delle pitture con delle microsfere di ceramica, è l'unica che la fa di ceramica perché tante altre la fanno di vetro. È stata la prima in Italia a fare la pittura termica, adesso la prima in Italia a fare la pittura termica green senza formaldeide. Isola la temperatura interna con i muri che assorbono il calore, fa una temperatura uniforme su tutta la parete, evita gli angoli morti o gli angoli bui dove si formerà la muffa, la condensa, e produce un risparmio energetico, quindi anche un risparmio economico. Quindi in sostanza mi stai dicendo che se io metto questa pittura sulle pareti di casa mia posso abbassare i termosifoni d'inverno? Sì, esatto. Noi abbiamo un certificato 20% di risparmio energetico sul riscaldamento. Allora, tu hai un certificato, la ditta ha il certificato di risparmio energetico, ma tu l'hai provato a casa tua, quindi puoi confermare di persona che funziona. Esatto, io finalmente ho eliminato il problema della muffa, ho guadagnato in calore, e meno umidità, nel benessere fisico quando entro in una stanza che non uso tutto il giorno, la trovo tiepida, non trovo più quell'umidità e soprattutto non vedo più negli angoli quell'odiosa muffa. Quindi in sostanza anche il deumidificatore possiamo dirgli addio, o più o meno quasi? Beh, se uno mette questa pittura in tutta la casa può evitare problemi di muffa. Che poi oltretutto Simone mi raccontava una curiosità, che questa pittura è stata testata in esterno da questi tuoi amici d'infanzia, perché in Sicilia ovviamente hanno il problema contrario rispetto a noi, cioè hanno la casa troppo calda e la devono raffreddare, vero? Sì, infatti il primo scopo della pittura termica in Sicilia era evitare che si riscaldasse troppo l'ambiente interno.
però funziona anche nel senso inverso, cioè non disperde calore dall'interno verso l'esterno. Sì, anche perché quei cambiamenti climatici di questi ultimi tempi mi sa che finiremo che giù dovranno usare quella interna e noi dovremo usare quella esterna. Ma senti Simone, io adesso, visto che abbiamo un po' parlato delle caratteristiche tecniche, andrei però a vedere la bellezza di queste pitture, cosa dici? Perché a me mi hanno veramente colpito, anche perché sono di tanti tipi e fanno tanti effetti che uno può scegliere in base al proprio gusto, al tipo di arredamento, al tipo di casa. Esatto, ci sono delle pitture, il top della gamma, diciamo, la pittura La Grace e La Sofia, che sono delle pitture nuovissime e con effetto fluid metal o effetto sabbia, che c'è il gold che al sole, alla luce, fa dei riflessi splendidi. Ma tu mi dicevi, oltretutto ci sono queste pitture col cemento che si possono addirittura utilizzare, tanti mi dicevi, le sostituiscono addirittura le piastrelle nell'interno doccia, è così? Sì, sono delle pitture, adesso si chiamano resine cementizie, praticamente è il cemento mischiato a questa resina che formano una parete impermeabile, si può usare anche nelle docce, ci sono anche i pavimenti in cementizie, resine cementizie, anche decorative, sono molto belli, resistenti e solidi come la roccia. Quindi, come avete sentito, tendenze di tutti i tipi, addirittura si può pensare di rinunciare alla classica piastrellatura nella zona bagno perché questo tipo di rivestimento della parete non si bagna, cioè si bagna però gocciola giù. Sì, perché è impermeabile. Quindi tassativamente non si rovina. Non si rovina, resistente come la doccia e come la roccia è proprio... E io ti chiedo un'ultima cosa, perché poi nel frattempo le abbiamo viste queste splendide pitture che veramente si può scegliere ogni tipo di colore e anche di effetto. Per tua esperienza, che cos'è che chiedono di più al momento i clienti, sia in termini di colore ma anche proprio di tipologia di pittura? E noi siamo nuovi, è una novità, tanti prodotti ancora non sono conosciuti, la gente resta affascinata, però attualmente andiamo sempre sul lavabile, sulle pitture normali. Adesso la novità sarà la pittura lavabile senza formaldeide, quindi free, come si usa dire, green. E questo penso che sarà un prodotto che andrà tanto. Sicuramente, perché poi oltretutto sappiamo che le tendenze sono quelle di andare sempre di più verso prodotti ecosostenibili, no? Quindi investirete molto in questo settore, quindi il settore anche del casa clima. Sì, la ditta Atria punta molto sulla sostenibilità dei prodotti, ha puntato molto sul green, sulle senza formaldeide, delle pitture nuove, fra cui la prossima che arriverà a momenti, la lavabile green, cioè senza formaldeide. E la ditta conta molto sulla sostenibilità, è stata presente a Climahouse, è presente in tutte le migliori fiere del mondo dove propone prodotti green, ecologici. È una ditta che fa tutto, dalle polveri al prodotto finito, tutto avviene in uno stabilimento e tutto avviene in tempi rapidissimi, con altissima qualità. Ultimissima, pitture splendide, di grande qualità, ma conta tanto chi la pittura la dà. Sì, ci vuole dei pittori bravi. Noi facciamo anche dei corsi di aggiornamento per i pittori, chiamiamo i pittori, li facciamo vedere i nuovi prodotti, come si stendono, come si applicano e abbiamo un grande seguito. Bene, io ringrazio Simone perché il nostro tempo è finito, però io spero che voi abbiate capito, l'ho capito io adesso entrando qui ve lo dico, che la pittura sia dal punto di vista della qualità e della qualità di vita che poi offre, che dal punto di vista estetico non è secondaria quando si rinnova, si entra in una casa nuova, si deve ristrutturare e via dicendo. Quindi venite a trovare Simone a Merano o altrimenti, come ha detto lui, visitate gli stand presso le fiere o comunque chiaramente i prodotti di Atria si trovano anche in internet, vero? Sì, si trovano anche in internet, però preferirei che venissero da me. Ma su quello non c'è dubbio, perché tu sai sicuramente consigliare, ma se vogliono farsi un'idea, magari sono lontani da Merano, possono guardare e poi chiaramente venire da te per un consiglio. Grazie Simone e naturalmente grazie a voi per averci seguito, io vi lascio come di consueto alla rubrica.